Sono in ospedale con mio papà. L'ho chiesto, sai, tutte queste domande. E lui ha detto, ho una domanda per te. Se muori domani sei contento? Ho detto, no. E lui ha detto, a parte che vuoi vedere i tuoi bambini crescere, è importante se muori domani sei contento. Allora chiama tua mamma e dire che ti voglio bene. Dare un braccio a tua moglie. Goditi oggi. Perché oggi è la cosa più importante che c'è. È fondamentale che godi ogni giorno. E occupa non solo di lavoro, i corsi di lavoro, vita normale, anche della tua salute mentale. Poi, se io muoio domani, posso dire che ho fatto hacker sul teatro di Treviso. Buon passo, penso che gente come descritto di sentire me. Adesso facciamo accomodare John e invitiamo in ordine strettamente alfabetico, per non far torto a nessuno, Bruno Cipolla, che siamo qui sul palco. La palla è lì. Anche il pregio di essere l'unico non regista della serata. E chiamo anche Claudio Robazza. Bobby! La palla è lì. Mi accomodo anch'io. Lui venne chiamato in nazionale da Pierre Vipré, una leggenda del rugby mondiale, che quando fece un po' l'appello e conobbe i suoi giocatori, prima lo fece capitano, poi quando seppe che si era appena diplomato all'ISE di Padova, lo nominò anche preparatore atletico. Non credo che ci sia nella storia dello sport un atleta che ha fatto il capitano e anche il preparatore atletico nazionale. Bobby Robazza lo ha fatto. Non pago di questo. Ha smesso nel 1986 e ha intrapreso una seconda carriera, o terza, puntando quella di rugbista, che l'ha portato a essere psicologo dello sport e a lavorare come psicologo per diverse nazionali. Per cui, anche se non sembra, si è fatto 5 Olimpiadi con 6 specialità diverse. Invece Bruno Cipolla è un signore che a 15 anni e mezzo, non so cosa facevate voi, a 15 anni e mezzo Bruno Cipolla vinceva la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Città del Messico. E timoniere del leggendario Armo Baran e Sambo. Cipolla è la più giovane medaglia d'oro dello sport italiano tuttora, il secondo è Claudio Di Biasi che la vinse a 16 anni e fu anche la prima medaglia olimpica di 3 trevigiani della città, era il 68. 2 psicologi e un ex malato di depressione, un macellaio. L'idea sarebbe stata, vedi Gio, se tu venivi a Treviso, trovavi 2 psicologi così, ti mettevi una chaise longue qua e cominciavi un percorso. Allora comincerei da Bobby Robazza, perché lui appunto avendo lavorato anche con atleti eccetera, a livello olimpico, a livello proprio mondiale, top class mondiale, diciamo che il racconto di John è già di per sé eloquente, però anche andando oltre vorrei capire
le molle che scattano, dove secondo te tu cogli, come si possono cogliere i primi segni del malessere, del disagio? Bene, grazie Andrea, buonasera intanto a tutti. E io faccio parte peraltro di quei 14 giocatori che danno molto volentieri la palla a John. Giocando tra l'allenatore è stata un'esperienza bellissima e lo invidiavo tantissimo quando prendeva la palla e andava a fare quello che sarebbe piaciuto fare a me. Bobby, anche devo dire che in prima linea, non male hanno a faccia solo una mano come amare, però Bobby è abbastanza bello. Penso un attimo a Ongoro, per dire. Allora, lui è stato l'unico tallanatore bello che ho conosciuto. Grazie, John, era anche molti riccioli esatto, fatti. Esatto, effettivamente ero molto non volevo dire molto però. Ma tu mi chiedevi i sintomi, cioè i segnali che si possono osservare. Io devo dire che di John non ho mai avuto nessun segnale di disagio, di problemi. Quindi sia nel periodo in cui giocavamo assieme, che già da quello che racconti era già comparso questo, sia nel periodo poi della tua esperienza con la nazionale. Quindi credo sia estremamente difficile riconoscere questo e mi chiedo anche come tu possa aver tenuto dentro di te questa pressione. Ma questo è il problema anche a Bobby di nostra malattia. Sai, c'è gente che suicidi, che siedono a fianco a un compagno di lavoro per 10 anni e loro non rendono conto. Perché sai, come va il mio ginocchio? Non entro così. Sono così, giocato a Bowlex. E questo è il problema delle nostre malattie, perché io nascosto, sapevo mia moglie, sapevo i miei genitori alla fine, però possiamo nascondere questa parte del problema, andiamo avanti senza... E nessuno ti chiede come va, perché puoi nascondere. È qualcosa completamente diverso dall'ansia dell'atleta di fronte alla sua prestazione, perché l'ansia fa un po' parte della prestazione, soprattutto di alto livello. E anche di recente, lavorando con la nazionale di tiro, diciamo, questo non rivelo un segreto. È stata la più medagliata di Rio, parentesi. Non rivelo segreti, nel senso che lo stesso Nicolò Campriani, che nelle ultime 2 Olimpiadi ha vinto 4 medaglie, lui stesso ha combattuto, non diciamo con i sintomi della depressione, ma contro l'ansia, finché non è arrivato ad accettarla. E ci sono proprio anche dei filmati che dimostrano in maniera molto convincente questo. Nella finale, nell'ultima finale delle ultime Olimpiadi, 10 metri, deve colpire un bersaglio che è 0,5 millimetro, quindi un'impresa per qualsiasi atleta, anche per atleti di alto livello. E prima di colpire, quindi prima di fare 10,7, quindi praticamente il massimo 10,9, lui tremava e dalla telecamera che lo riprende di fronte si vede proprio che oscilla. E lui ha imparato a convivere con questo e a rilasciare il colpo nel momento giusto dell'oscillazione, che è una cosa straordinaria. Però prima di tutto vuol dire accettare, quindi accettare la propria ansia, accettare le proprie difficoltà, piuttosto che lottarci contro, piuttosto che combattere. A me poi interessano sempre i svolti, come dire, sociali e collettivi un po' di questo aspetto, di questo problema. Lo sport ha qualcosa da insegnare alla vita globale nella lotta alla depressione, o viceversa una società agonistica, come dire, paga dazio e paga il prezzo di gente che se non regge, se non è competitiva e quindi rischia questa società agonista o agonistica di lasciare gente indietro. Ma vedi, se vogliamo metterlo sul piano del lavoro,
qua il problema si amplifica, diventa anche un problema culturale, perché da bambino ti dicono che il lavoro è un valore. Io non ci ho mai creduto, anche perché se fosse un valore mi sa che se lo sarebbero tenuti in antichità i nobili e oggi se lo terrebbero i ricchi. Il fatto che lo facciano fare a quelli che sono detti politani mi sa che qualcosa non funziona, no? Non nobilita l'uomo. No, e poi ti dicono devi lavorare, devi lavorare, devi lavorare. Ok, devo lavorare. E arrivi a casa e ti dicono quanto hai lavorato. Alla fine la gente è convinta che quando manca il lavoro manca tutto, ma non è così. Manca il lavoro, ok, siamo in crisi, cerchiamo di guardare all'interno, al nostro interno, cerchiamo di guardare fuori cosa c'è, se qualcuno ci può aiutare, cioè dobbiamo trovare delle strategie che ci permettano comunque di accettare noi stessi. Il problema è che molto spesso impariamo a non accettare più noi stessi, impariamo a non amarci, impariamo a non guardare le cose normali. Certo che se noi crediamo a chi ci dice che con la cultura non si mangia, facciamo poca strada verso noi stessi. Se poi impariamo invece a capire che la cultura ci aiuta, che l'essere con gli altri ci aiuta, forse riusciamo anche ad uscire dal rischio depressione. Perché, attenzione, chi... Carca Carbone fa fare la H al teatro comunale. L'attività fisica è uno degli antidoti o comunque delle possibilità per contrastare la depressione. Ci sono parecchi studi riportati appunto in letteratura che dimostrano come praticare attività sia vantaggioso anche per far fronte a questi sintomi depressivi. Ma una delle ragioni è fra quelle che ha sottolineato John prima, cioè il fatto anche, al di là di benefici di attività fisica, di dedicare del tempo a se stessi, cioè di trovare del tempo da dedicare esclusivamente a se stessi, all'interno della giornata, e farlo quotidianamente anche con le piccole cose. E anche fare appunto attività fisica e esercizio rientra in questo, dedicare del tempo alla cura di sé. Ringrazio il Festival Carta Carbone che ci ha dato questa opportunità. Se vuole venire Bruna Graziani qui, io lascio a Bruna Graziani l'onore di salutare. Credo che ci possiamo concedere un'ultima H per salutarci. Ricordo che questa cosa qui non sarebbe stata possibile tanti anni fa, perché la H era rigorosamente una danza che potevano fare solo i Maori e la nazionale degli All Blacks quando andavano in campo. Grazie, ringrazio tantissimo questi meravigliosi ospiti e ringrazio tutti voi. Vorrei che venissero su tutti i volontari, le persone che ci hanno aiutato per il festival, Sara, Gastone, Lorenzo. Grazie mille, veramente, è un onore. Grazie. Carite! Carite! Chiamo! Regalini, pacchia, guava, tacchino, e chi non ne occhi? E chi non ne occhi? A chiamate, chiamate, chiora, chiora! Chiamate, chiamate, chiora, chiora! Attendete, uru uru na na i kiki mai fa ca fitera au pane au pa au pane co pane fitera e ma grazie.